Lorenzo Berti, una partita incredibile. Incredibile, non ho mai visto una partita, sono 13 anni che sono nel calcio a 5, non ho mai visto una partita di questo tipo, ne ho viste tante ma mai come oggi. È stata una partita eccezionale, fantastica, bisogna dare merito a tutte e due le squadre che hanno lottato con tanto agonismo e voglia in campo. Non meritavamo sicuramente di perderla, assolutamente, anzi secondo me è stato un secondo tempo fantastico dei ragazzi. Alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato sicuramente, non la doppia espulsione ma qualche fallo dato a loro. Appunto il pareggio è venuto da un sesto fallo chiamato a loro che assolutamente non c'era. Gli arbitri sono questi, dobbiamo tenerceli. Le due squadre, comunque un gran complimento alle due squadre. Mi dispiace per le tifoserie perché le provocazioni non devono mai essere fatte. Andare a vedere dopo chi ha ragione è sempre difficile. Io dico, amiamo questo sport, non comportiamoci così. Però le reazioni sono sempre perché sono delle provocazioni. Ecco, io questo vorrei come... Ecco, quanto ci avresti scommesso che all'ultimo secondo, perché qui si parla proprio di ultimo secondo su un calcio di punizione, di trovare il pareggio? Nulla. Cioè è un miracolo, possiamo nulla. Parlare di miracolo. Ma questa squadra merita questi miracoli e secondo me da adesso fino alla fine ne vedremo delle belle. Abbiamo fatto un carattere fantastico in un palazzetto eccezionale e io sono contento di questo punto. Sapevo che era una partita difficilissima, si è dimostrato questo sul campo. Un applauso, ripeto, di due squadre. Mi dispiace per queste provocazioni, Io mi auguro che questo non succeda né qui né in altri campi, perché il reagire dipende sempre da queste provocazioni, e ripeto, è una cosa brutta. Noi dirigenti dobbiamo dare l'esempio sia nel Venezia sia nel gruppo Fassina, però devono essere tutti e due, non solo da una parte. Ecco, sabato prossimo, insomma, un appello ai tifosi perché il Palasport di Trivignano diventi sempre più, come posso dire, una bolgia, un'intensità fortissima. Anche qua oggi abbiamo visto, insomma, tantissimi tifosi giunti dalla laguna per incitare la propria squadra, insomma. La tifoseria ci crede, insomma. Sì, sicuramente ci crede. Io faccio complimenti a tutti i tifosi che si hanno raggiunto, erano circa un centinaio, assieme ad altri 300 loro, e insomma questo è importante per questo sport che piano piano cresce sempre di più. Mi auguro che sabato con lo Spoleto faccio proprio un annuncio ufficiale che il palazzetto di Trivignano si riempie per una partita fantastica, giocando due squadre importanti come lo Spoleto che arriva giù dalla 1 ma che è al terzo posto se non sbaglio per i risultati di oggi, e mi auguro che il palazzetto di Trivignano siano solo seduti ma siano per terra dappertutto a vedere questo spettacolo di sabato prossimo, e mi auguro che di poter fare un risultato importante.